cosa, ma quale sarà la battaglia? Andare al ristorante con i bambini per i genitori si può rivelare un momento estremamente faticoso, se non addirittura disastroso, specialmente se i ristoranti non hanno servizi dedicati ai bambini. Qual è la soluzione? La soluzione è un motore di ricerca semplice che abbia tre criteri: luogo, fascia d'età, perché ogni fascia d'età ha i suoi servizi e i suoi prodotti dedicati, e quindi qual è il valore che offriamo alle famiglie? Alle famiglie offriamo la possibilità di identificare ristoranti children friendly in modo rapido, immediato e ovunque. Ai ristoratori invece offriamo una vetrina, ma offriamo anche prodotti e servizi per migliorare la loro offerta. Un esempio può essere un kit gioco all'accoglienza all'ingresso del ristorante, piuttosto che un puzzle a seconda dell'età del bambino, quindi a crescere. Consigli, consulenza sul marketing da fare al target. Il mercato è immenso. Dunque, noi abbiamo già 70.000 ristoranti in Italia, 5 milioni di famiglie con minori e soprattutto spendono queste famiglie con minori circa 14 miliardi di euro l'anno. Chi c'è in questo mercato oltre a noi? In questo mercato c'è Vivo Menù, che vende prodotti di intrattenimento alla ristorazione e fa qualche recensione. Poi abbiamo i classici motori di ricerca Yelp e TripAdvisor, che effettivamente identificano i ristoranti, ma non lavorano sul nostro specifico target, non sono concentrati sui servizi dedicati ai bambini all'interno dei ristoranti. Quindi, qual è il nostro modello di business? Noi vogliamo guadagnare sulla fee mensile che i ristoratori ci daranno per stare sulla vetrina, ma non basta. Quindi noi siccome offriamo prodotti e servizi, li vediamo prodotti e servizi, prodotti, ho fatto un esempio, può essere un kit gioco, può essere un menù, può essere all'interno del ristorante un'animazione e quindi la gestione del bambino nel caso ci sia uno spazio dedicato. I servizi che possiamo offrire sono una consulenza specifica su quello che deve fare il ristoratore per adattare le esigenze dei genitori. Dunque, qual è la roadmap? Noi da adesso fino al prossimo anno faremo i primi 3 mesi, realizzeremo l'app e soprattutto lavoreremo alla creazione di questo enorme database di ristoratori e di famiglie a Roma. Al 6° mese lanciamo l'app a Roma e cominciamo a lavorare sulla creazione di un database sempre famiglie e ristoratori su Firenze e Milano per lanciarlo alla fine di un anno. Chi siamo? Io sono Cizet, fondatrice e mamma. I miei collaboratori sono Alessandro e Angelo, che si occupano di marketing e vendite, Laura, che si occupa di grafica, e così come siamo, diciamo, impostati, sufficienti per avviare, diciamo, questa startup. Di cosa abbiamo bisogno? Mentoring a tutto spiano. Noi siamo aperti assolutamente a tutti i giudizi, ci sottoponiamo per crescere, per aumentare il tutto. Abbiamo bisogno di 50.000 euro, l'80% di questi 50.000 euro li investiremo sullo sviluppo del marketing di questo database e il restante 20% per creare la struttura della società. Vi ringrazio e vi lascio con questo motto: i bambini sono sempre il motore dei genitori.